9 luglio, giornata mondiale della distruzione delle armi leggere. Questa celebrazione internazionale nasce nel 2001 per promuovere la campagna diretta anzitutto ai governi per distruggere le armi leggere. Gli Stati membri delle Nazioni Unite, su base volontaria, in collaborazione con organizzazioni non governative, organizzano in questa data eventi pubblici per sensibilizzare anche i cittadini. Si tratta di una misura vitale. Ridurre la proliferazione e l'uso improprio di armi, anche se denominate piccole e leggere, sono di fatto responsabili del maggior numero di morti in tutto il mondo, sia nei conflitti che nelle azioni criminali. Kofi Annan, durante il suo mandato come segretario generale delle Nazioni Unite, le definì le vere armi di distruzione di massa. Tra gli effetti collaterali, questo particolare commercio genera il 40% della corruzione mondiale. L'Italia, da molti anni, si attesta tra il terzo e il secondo posto come esportatore mondiale di armi di piccolo calibro.